con la recensione del Crown Deck. Bene, no, cambiamo e usiamo delle Vintage 1800. Bene, ecco qui, iniziamo dalla scatolina. Una scatolina semplice come le Riderback, però un po' più invecchiate, no un po', invecchiate. Un bel po'. Vediamo sotto qui le scritte, Playing Cards, Series 1800, e qui è raffigurato il pick, e Bicycle, la scritta, come le Riderback. Per il retro viene raffigurato il dorso delle carte, sempre invecchiato, come le Riderback, sempre. Qui sopra viene raffigurato Series, è lo stampino, però di colore rosso e non come lo standard. Vediamo sotto quella scritta Illusionist, più le varie informazioni. Poi di lato sta scritto Performance Coating Made in USA. Andiamo a vedere l'attorato Illusionist della scatola. Ecco l'interno delle carte. Qualità buona, i ventagli vengono bene. Farlo meglio. I ventagli vengono molto bene. Non Bene, riesco a su. andiamo a vedere l'asso di pick. Bene. È classico della Bicycle. Però Come sempre nelle invecchiato. standard oppure nelle Riderback. Sempre invecchiato. Andiamo a prendere, diciamo, le figure sono come le standard, sempre un po' più vecchiate, come le varie figure e i vari numeri. Bene, andiamo a vedere le stesure, vengono abbastanza bene. E anche, come già detto, i ventagli. Anche la scorrevolezza è abbastanza bella. E anche lo snap change. Ecco qui la recensione delle Vintage 1800. Diteci nei commenti le altre recensioni che volete. Ciao e bene alla prossima.